That says 15-1. Huh? Yes. It says 15-1. No, 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 oh, this one is for Sunday. Ah, okay. What is that? For the Sunday feast. Sunday feast. Oh. Sunday feast. Okay. This is the Bhagavad Gita. Okay. Does anybody know how to play mridanga? Does anyone know how to play mridanga? Yes, I can. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Kaupi jana valava girivara dhari. Kaupi jana valava girivara dhari. Yashoda Nandana Pecha Jana Ranjana. Yashoda Nandana Pecha Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tera Vanachare. Jaya Ratha Marava Kunja Bihare. Jaya Ratha Marava Kunja Bihare. Kaupi jana valava girivara dhari. Kaupi jana valava girivara dhari. Yashoda Nandana Pracha Jana Ranjana. Yashoda Nandana Pracha Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha
Punjabi Hare. Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parvajagajaya Stota Sata Sri Sri Mata's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrindiki Jai ISKCON VBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikho Sri Krishna Chaitanya Purna Tinanta Sri Dwaiti Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrindiki Jai Sri Sri Radha Krishna Go Gopinath Samakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Rome Ki Jai ISKCON Italia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bom. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mom Vishnu Padaya Krishna Pastaya Pudale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharani Nirvishesha Sunyavadi Pastaya Dishtarani. Om Ajnana Timurandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro lui rispettosi omaggi. Maybe we should do that again. I think the sirens were drowning. Offro i miei rispettosi omaggi. Sono nato nelle proprie profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale ha aperto i miei occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui i miei rispettosi omaggi. Pancha kalpa trubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnav devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Offro i miei rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava devoti del Signore, che come alberi dei desideri si possono esaudire i desideri di tutti gli esseri e sono pieni di compassione verso tutte le anime condizionate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The verse is written on the board? Yes. Huh? Okay, we're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 2, entitled Contents of the Gita Summarized. Quindi leggeremo dal capitolo 2 della Bhagavad Gita, dal titolo sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, appunto. Text number 15. Verso numero 15. Incidentally, if any of you have a mobile phone, be sure it's turned off. Per caso se avete ancora il cellulare acceso, siete pregati di spegnerlo. So, the verse is up on the board. Please chant responsibly. Quindi il verso è scritto sulla lavagna, quindi se potete rispondere. Yam. Yam. Hi.
I na na vyatayanti vyatayanti ete ete purusham purusham purusha purusha vishava vishava sama sama dukha dukha sukham sukham dhiram dhiram saha saha. Amitatvaya amitavaya kalpate yan hi na vyatayantyete yan hi na vyatayantyete purushan purusha shabha samaduka sukandiran somitatvaya kalpate yan hi na vyatayantyete purushan purushashava samaduka sukandiran somitatvaya kalpate yan hi na vyatayantyete purushan purushashava samaduka sukandiran somitatvaya kalpate. Yani navyatayantete purushan purushashava samaduka sukandiran somitatvaya kalpate. Yan hi na vyatayantyete purushan purushashava samaduka sukandiran somritatvaya kalpate. Yan hi na vyatayantyete purushan purushashava samaduka sukandiran somritatvaya kalpate. Yan hi na vyatayantyete purushan purushashava samaduka sukandiran somritatvaya kalpate. Get a window open. Window. Air. Yes, they're open. They're open. It's open. They're open. Golly. You want? I can. Here. No. It's okay. Huh? No. I need air. Anyhow, it's okay. It's okay. I'll survive. Okay, so let's see. So I'll read the Sanskrit, you read the Italian. Okay? Yes, thank you. Yam. 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 Colui al quale. Colui al quale. He. He. Certamente. Certamente. Na. No. Mai. Mai. Vyatayanti. Vyatayanti. Sono causa di disturbo. Sono causa di disturbo. Ete. Ete. Tutti questi. Tutte queste. Purusham. Purusham. A una persona. A una persona. Purusha Rishabha. Purusha Rishabha. O migliore tra gli uomini. O migliore tra gli uomini. Sama. Sama. Inalterato. Inalterato. Dukha. Dukha. Nel dolore. Nel dolore. Sukham. Sukham. E felicità. E felicità. Dhiram. Dhiram. Paziente. Paziente. Saha. Saha. Egli. Elle. Amitatvaya. Amitatvaya. Per la liberazione. Per la liberazione. Kalpate. È considerato degno. È considerato degno. Go ahead, translation in purple. Traduzione e spiegazione Srila Prabhupada. O migliore tra gli uomini, Arjuna, la persona che non è turbata
né dalla gioia né dal dolore, ma rimane salda in ogni circostanza, è certamente degna della liberazione. Spiegazione. Colui che è determinato a raggiungere uno stadio avanzato nella realizzazione spirituale e giunge a tollerare con equanimità gli assalti della gioia e del dolore, è pronto per raggiungere la liberazione. Nel Varnashrama Dharma, la vita di Sannyasa, l'ordine di rinuncia, richiede enormi sacrifici, ma l'uomo che desidera veramente rendere perfetta la propria vita adotta il Sannyasa nonostante tutte le difficoltà. Le maggiori difficoltà sorgono quando bisogna troncare i legami familiari e abbandonare la compagnia della moglie e dei figli. Ma chi riesce a sopportare questa separazione si apre il cammino verso la realizzazione spirituale. Perciò il Signore consiglia ad Arjuna di perseverare nell'esecuzione del suo dovere di kshatriya, anche se gli è penoso battersi contro i componenti della sua famiglia o altre persone care. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu divenne sannyasi all'età di 24 anni, la sua giovane moglie e sua madre rimasero senza alcun sostegno. Eppure, egli accettò il sannyasa e rimase fermo nell'adempimento dei suoi doveri spirituali per una causa superiore. Questo è il modo per raggiungere la liberazione dai legami della materia. Okay, verse again. Yanhina vyatayante te purushan purushar sabha samaduka sukandiran somritat vaya kalpate. Ripetiamo il verso. O migliore tra gli uomini, la persona che non è turbata né dalla gioia né dal dolore, ma rimane salda in ogni circostanza, è certamente degna della liberazione. Krishna addresses Arjuna here as the best among men. Krishna si rivolge ad Arjuna come il migliore tra gli uomini. So that indicates that this knowledge is meant for the best among men. Questo significa che questa conoscenza è destinata al migliore tra gli uomini, ai migliori tra gli uomini. This knowledge of Bhagavad Gita is very highly elevated knowledge. E questa conoscenza della Bhagavad Gita è una conoscenza molto elevata. Of course, theoretically anyone can understand it. In teoria tutti quanti possono capirla. Or anyone can follow Bhagavad Gita. O chiunque può seguire la Bhagavad Gita. But it's especially for those who are how do you say, more highly advanced. Ma è soprattutto destinata a quelli che sono, come dire, più avanzati, insomma, altamente avanzati. So anyone who comes in contact with Bhagavad Gita and can understand it even a little bit is a very fortunate person. So, quindi chi viene in contatto della Bhagavad Gita e la può capire anche un poco è molto fortunato. Now this verse uses a kind of a strange expression. Questo verso usa un'espressione un po' strana. Referring to a person who is not disturbed by happiness and distress. Riferendosi a una persona che non è disturbata né dalla gioia né dal dolore. But generally we don't think of being disturbed by happiness. Generalmente non pensiamo di essere disturbati dalla felicità. We understand about being disturbed by distress, but noi pensiamo not di essere being disturbati, disturbed by happiness. Certo, dai dolori, insomma, dalle happiness is what everybody's looking for. Ma non certo dalla felicità. La felicità in realtà è quella che cerchiamo. So how can you be disturbed by happiness? Ma come possiamo essere disturbati dalla felicità? Well, you can be disturbed by happiness because it puts you in a, how do you say,
an artificial state. It puts you in an artificial state. Quindi possiamo essere disturbati, come dire, dalla felicità, perché ci mette in uno stato non in uno stato artificiale. This verse is referring to material happiness. E questo verso ovviamente si riferisce alla felicità materiale. Because all material happiness is based on some kind of material facility. E perché ogni felicità materiale è basato su qualche facilitazione materiale. And material facility is temporary. E le facilitazioni materiali sono temporanee. Therefore the happiness derived from that temporary facility is also temporary. E quindi la felicità che è basata su delle facilitazioni materiali temporanee è anch'essa temporanea. And because it's temporary, that means you're going to be disappointed. E siccome è temporanea, noi avremo disappunto. And when you're disappointed, then you go back down again and you feel distressed. E quando ti senti appunto disturbato, appunto ti senti stressato. Just like a roller coaster. You know what a roller coaster is? Sorry? Roller coaster? What a roller coaster is? Like at the carnival? This ride that you go way up and way down? Sì, come le montagne russe, probabilmente. Quindi come le montagne russe che va alto e basso. What do you call that in Italian? The strange way you have to say it, because we call it Russian mountains. Russian mountains? Mountains, yes. We call it like that. In Italian, montagne russe. Russian mountains, okay. Russian mountains, probably Italian mountains also. I don't know, we do. Okay, anyway, so it's like, you know, you go way up, right? Quindi tu vai nella via in alto. But then you go way down. E quindi poi vai giù. Then you go way up. Di nuovo su. And way down. E giù di nuovo. And it's very interesting. È molto interessante. Even people find it exciting. E qualcuno lo trova anche eccitante. But it's not peaceful. Ma non c'è pace. And you can't stay on the roller coaster for very long. E non puoi stare su queste montagne russe a lungo. There's not much you can do on the roller coaster except just hang on. E non puoi fare molto sulle montagne russe tranne che reggerti forte. And hope that you don't fall out. E sperare di non cadere, di non essere catapultato fuori. But you can't have lunch on the roller coaster. Ma non puoi neanche mangiare su una montagna russa. You can't read a book on the roller coaster. Non puoi leggere un libro. Immagini? You can't write a letter on the roller coaster. Non puoi scrivere una lettera. You can't do anything except just hang on. Non puoi fare niente tranne che reggerti forte. So that's generally what is going on in material life, this up and down, up and down, up and down. E generalmente in questa vita materiale non c'è altro che questo su e giù, su e giù, su e giù. Something happens positive or supposedly good in a person's life. Qualcosa accade, qualcosa di positivo. Per esempio qualcosa di buono nella vita di qualcuno. And then he's so happy. Oh. E quindi è molto felice. But then the nature of the material world is that it's a world of duality. Ma la natura di questo mondo materiale è dualità. That you cannot avoid. Questo non si può evitare. No one is completely happy and nobody is completely miserable. Nessuno è completamente felice e nessuno è completamente miserevole. Can you sit some other way, not like this? This is not the right way to sit. Ecco, se puoi sedere meglio. Grazie. This is a temple room, not a lounge. Yes, I think so, but my... Yeah, anyhow, that's life, full of misery. Questa è la vita, piena di sofferenza. So anyway, world of duality, so you have to experience both. The suffering and the happiness. E quindi nella dualità bisogna sperimentare tutte e due, felicità e dolore. As soon as you become happy, you can, you can know that some distress is right around the corner. E quindi nel momento in cui tu sei felice, tu lo sai già che subito dietro l'angolo ci sarà qualcosa che and when you're distressed, that means there's going to be some material happiness around the corner. E quando tu sei in difficoltà, cioè sei stressato, sai che dietro l'angolo ci può essere una qualche forma di felicità. But this kind of up and down is not, it's not peaceful. E questo fare su e giù, è come dire, non è,
non porta pace. It's not a stable life. Non è una vita stabile. So Bhagavad Gita, one of the main points of Bhagavad Gita is how to be stable. E uno dei principali obiettivi della Bhagavad Gita è come diventare stabili. How to be steady. Come essere fermi. And this comes from engaging in Krishna's service. E questo accade nell'impegnarsi al servizio di Krishna. Especially by chanting Hare Krishna. Specialmente cantando Hare Krishna. And studying philosophy. E studiare la filosofia. Human beings are meant to be philosophical. E gli esseri umani, l'essere umano è pensato per essere filosofico. Human beings are not meant to be football players. For? Human beings are not meant to be football players. Quindi l'essere umano non è stato pensato per essere un giocatore di calcio. Human beings are meant to be philosophers. È pensato per essere un filosofo. This up and down that we experience in life, this is this is a product of the mental platform. Sì. This is a product of the mental platform. Yes. Questo su e giù che sperimentiamo nella vita materiale è un prodotto della piattaforma mentale. The mental platform means accepting and rejecting. La piattaforma mentale significa accettare e rigettare. I like this, I don't like that. Mi piace questo, non mi piace questo. This is good, that's bad. Questo è buono, quest'altro è cattivo. One time when Srila Prabhupada was speaking on the anniversary of the anniversary of the disappearance of his spiritual master. E Srila Prabhupada stava parlando in un giorno che era l'anniversario della scomparsa del suo maestro spirituale. In the space of about 1 minute, he said 3 times that this material world is all bad. E in un minuto ha detto tantissime volte questo mondo materiale è così cattivo. He said that people are always trying to categorize, decide whether this is good or this is bad. E tutte le persone stanno non fanno altro che categorizzare questo è buono e questo è cattivo. He said, don't worry, you don't have to categorize. E detto, non vi preoccupate, non dovete categorizzare. It's all bad. Così cattivo. So forget it, forget the material world. Dimenticate il mondo materiale. It's hopeless. È senza speranza. It's like if you have a rotten tomato. If you have a rotten tomato. È come avere un pomodoro che è andato male. It doesn't matter where you try to cut the tomato. It's rotten. Non importa dove andare a tagliare il pomodoro, è comunque andato male. So in the same way, whatever you do, however you try to deal with the material world, it's not going to work. E quindi anche nel mondo materiale, qualsiasi cosa puoi pensare di fare, non c'è speranza. So therefore, an intelligent person just gives up. Quindi una persona intelligente semplicemente abbandona. He recognizes, you know, you're sitting almost on top of him. Why don't you just come forward a little bit? You know, squash his toes. There's lots of space. C'è spazio. Where was I? I got lost. What was I saying? The important thing is to give up. The intelligent person. Yeah. Intelligent person just gives up. Okay. La persona intelligente semplicemente lascia perdere. An intelligent person admits, I can't win at this game. La persona intelligente ammette, non posso vincere in questo gioco. Maya is bigger than I am. Maya è più grande di me. The material energy is bigger than I am. L'energia materiale è più grande di me. I can't win. Non posso vincere. Fortunately, though, I know someone who's bigger than Maya. Fortunatamente conosco qualcuno che è più grande di Maya. So if I take shelter of him, then he'll protect me from Maya. E quindi se prenderò rifugio in lui, lui mi proteggerà da Maya.
one time when I was about, let's see, how old was I? Probably 6 or 7 years old, I guess. Una volta quando ero, quando avevo, penso più o meno 6-7 anni. I was very small for my age. Ero molto piccolo rispetto alle altre persone della mia età. And for some reason or other, boys like to beat up on boys who are smaller than them. You beat up. Boys, for some reason, boys like to beat up on boys who are smaller than them. Se per una ragione o per un'altra i ragazzi hanno voglia di menare, come si dice, di menare i bambini che sono più piccoli, picchiare. They think that small boys are like some kind of toy or something they can play with. Si pensano che i bambini più piccoli siano una specie di giocattolo con cui può giocare, appunto. So anyhow, one day it was raining a lot. Quindi un giorno pioveva tantissimo. And we had a break from our classes. We had a break from our classes. Quindi c'era una pausa tra le lezioni. And all the kids were out playing in the playground. E tutti i bambini stavano giocando appunto nel giardino. And one big guy, he was about a year older than I was, but at that age a year makes a big difference. Sì, e c'era un bambino che era più grande di me, e in realtà era proprio più grosso di me, ma a quell'età anche una piccola, a quel tempo anche una piccola differenza di età fa anche una grossa differenza fisica. He decided he didn't like me and he came and punched me right in the face. E lui ha deciso che non gli piacevo e quindi è venuto lì e mi ha dato un pugno in faccia. And boom, I fell right down in the mud. E io sono crollato nel fango. And I could hardly comprehend what had just happened. E non ho potuto neanche immaginare cosa fosse successo. My head was sort of spinning, you know. E mi girava la testa fortissimo. But anyhow, I struggled up. E in un modo o un altro lui ha cercato appunto di tirarsi su. And as soon as I got up, he hit me in the face again. E appena mi sono alzato mi ha colpito di nuovo sulla faccia, sul volto. And then now my head was really spinning. E adesso la mia testa girava veramente forte. But it's a natural instinct when you've been knocked down to try to get up. Ma è un istinto naturale quando ti buttano al tappeto, in realtà quello di rialzarti. So again I tried to get up. E quindi di nuovo ho provato a rialzarmi. And again he hit me in the face and knocked me down in the mud. E di nuovo mi ha colpito sul volto e sono caduto giù nel fango. So finally I got the message. E alla fine ho capito. That he wasn't going to jump on top of me and beat me when I'm down. He only was going to hit me when I got back up. Ecco, lui voleva solamente colpirmi, non quando stavo disteso, quindi giù, ma quando mi rialzavo. So I knew there was no way I could beat him. E quindi sapevo che non c'era nessun modo per poterlo battere. So I just decided I surrendered. E quindi ho già deciso, mi arrendo. And I just lay there in the mud. E sono rimasto giù a giacere nel fango. And after a few minutes I heard him walk away. E dopo pochi minuti l'ho visto andare via. And then I went to the teacher. E dopo andai dal maestro. And I told the teacher. Maestro. Maestro, yes. I told the teacher what had happened. E al maestro raccontò tutto quello che era successo. So I don't know what she did to that boy. E non so cosa fece a quel ragazzo, non la maestra. But he never bothered me again. Ma quel ragazzo non mi ha più dato fastidio. So he was bigger than me, but the teacher was bigger than him. So lui era più grande di me, ma la maestra era più grande di lui. So material nature is bigger than us. Quindi la natura materiale è più grande di noi. We can't win. Non possiamo vincere. We cannot compete with material nature. Non possiamo competere con la natura materiale. And if it seems like you're competing, if it seems like you're winning, e se anche se sembra che possiamo competere, addirittura possiamo vincere, watch out. Attenzione. Because that means you're just getting deeper into illusion. Stare molto attenti perché questo vuol dire che voi andrete ancora più profondamente dentro l'illusione. It means you're just getting set up for a big punch in the face, that's all. E quindi appena vi rialzerete prenderete un grosso pugno in faccia. Whether it comes today or tomorrow, but it's going to come.
e non si sa quando, oggi o domani, però questo accadrà. Guaranteed. Garantita. Because that's the way the material world works. Perché questo è il modo in cui funziona il mondo materiale. So better just admit that we can't compete with material nature. La cosa più semplice appunto è ammettere che non possiamo competere con il mondo materiale. And just take shelter of Krishna. E già prendere rifugio e soltanto prendere rifugio in Krishna. In his purport, Srila Prabhupada is talking about the sannyas order of life. E nella spiegazione Srila Prabhupada ha parlato del del sannyasi. He's talking specifically about someone who's gives up his wife and children for the sake of sannyas. E quindi porta l'esempio di qualcuno che deve lasciare la moglie e i figli per la scelta del sannyasi, appunto. But actually this thing about wife and children, this is just a symptom. Ma appunto lasciare moglie e figli è solamente un sintomo. The problem is everyone has the same problem. Tutti abbiamo lo stesso problema. The problem is identifying the body as the self. Il problema è identificare se stessi con il corpo. And then from that everything else develops. E da questo punto tutto il resto si sviluppa. It may develop in terms of having a family, but it may develop in other ways. Si può sviluppare nel avere una famiglia, ma si può sviluppare anche in altri modi. But the problem is attachment to some kind of material comfort or enjoyment. E il problema è una qualche forma di attaccamento a qualche comodità materiale. Now, it's okay to want to enjoy it. E va bene per qualcuno che vuole appunto divertirsi. Because the soul is called anandamayo pyasat. It's the nature of the soul to enjoy. Perché la natura dell'anima è quella di divertirsi, appunto, di stare bene. We should enjoy. Dobbiamo godere. We're supposed to enjoy. È previsto che noi godiamo. But not in a material way. Ma non nel modo materiale. Because if we try to enjoy in a material way, we just end up getting kicked for it. Perché se noi proviamo a godere nel in un modo materiale, l'unica cosa che otterremo saranno dei calci. And it's not really very enjoyable anyway. E quindi non è molto divertente. Whereas real enjoyment, called Brahmashokyam Tvanantam, unending spiritual enjoyment, that comes from engaging ourselves as Krishna's servant. E quindi quello che noi dobbiamo preoccuparci è di un divertimento, di una beatitudine spirituale che avviene appunto nel servizio a Krishna. Because Krishna is the supreme enjoyer. Perché Krishna è il supremo goditore. Krishna is always enjoying. Krishna è sempre gode sempre. There's not a moment when Krishna is not enjoying. Non è solo un momento che Krishna, non c'è un momento che Krishna non goda. Krishna doesn't have any problems. Krishna non ha nessun problema. He doesn't get depressed. Non diventa depresso. He's always enjoying. Sempre si diverte. And when we come into contact with him by service, then we also enjoy. E quando veniamo in contatto con lui attraverso il servizio, anche noi ci divertiamo. One way to describe our problem in the material world is that we're trying to imitate Krishna. Uno dei modi per vedere i problemi che noi abbiamo nel mondo materiale è che noi vogliamo imitare Krishna. Just like he's the enjoyer, we want to be the enjoyer. Se lui è il goditore, anche io voglio essere il goditore. But you can't do that. It'll never work because you'll never be the supreme enjoyer. Ma questo non potrà mai accadere, non potremo mai essere i supremi goditori. The position of supreme enjoyer is already filled. La posizione del supremo goditore è già occupata. No applications are being accepted. Non saranno accettate nessuna domanda di ammissione per quel posto. But when we just admit that we're eternal servants. Ma quando noi ammettiamo che siamo eterni servitori. Ironically, then we enjoy on the same level as Krishna. A quel punto, rapidamente, noi godiamo allo stesso livello di Krishna. It's amazing. È incredibile. When you try to enjoy the in the material world, the result is you just suffer.
Quando tu provi a godere il mondo materiale, il risultato è solo sofferenza. However you think it's going to be, whatever it is, it's never like that. Anche se voi pensate che possa essere in un qualche modo, non sarà mai come avete immaginato. 90% of material enjoyment is just anticipation. 90% del godimento materiale è il sentimento di anticipare quel godimento. It's what you think it's going to be. È il pensiero di come potrebbe essere. But it's never like that. Ma non sembrerà mai. Or even if it is, it's not like that for very long. E anche se dovesse essere, non sarà per lungo tempo. But when we serve Krishna, then we enjoy. Ma quando serviamo Krishna, allora sì, godiamo. It's like when somebody has a party. Quando qualcuno dà una festa. Let's say somebody has a party at his house. What is the, quando qualcuno ha una festa. He has a party at his house. A casa propria, sorry. And he invites some people. He invites some friends. Quindi invita alcune persone, amici. So who enjoys at the party? Quindi chi è che si diverte a questa festa? Only the host? Solo gli ospiti? No, everybody at the party enjoys. No, tutti godono la festa. So in the same way, if we simply take our humble position as Krishna's servants in his party, we'll enjoy just like he enjoys. Quindi se noi prendiamo semplicemente una posizione umile di umili servitori alla festa di Krishna, anche noi godremo a quella festa, ci divertiremo. Actually, Krishna wants us to enjoy. E in realtà Krishna vuole che noi ci divertiamo. But to enjoy in this way as his eternal servants. Ma godere e divertirsi in questo modo come eterni servitori. But in order to do that, we have to pay a price. Ma per ottenere questo dobbiamo pagare un prezzo. As the saying goes, you don't get something for nothing. È un modo di dire, non si ottiene niente per niente. If we want spiritual happiness, you can't at the same time be chasing material happiness. Se vuoi la felicità spirituale, non puoi cercare la felicità materiale. It's contradictory. È contraddittorio. Queen Kunti prays in the 8th chapter of Srimad Bhagavatam. La regina Kunti nell'ottavo capitolo dello Srimad Bhagavatam. Janmaishvarya shudashvibir edamana madapuman naivar hattivitu tatunvai tvamakinchala gocharam. She says Krishna is easily approached. E la regina Kunti dice facilmente si può avvicinare Krishna. But only by a person who's completely fed up materially, completely materially disgusted. Ma solamente dalla persona che è completamente disgustata dal mondo materiale. Whereas a person who's trying to cultivate his material desires and trying to progress materially. Mentre se c'è una persona che cerca di avere un progresso materiale o di ricercare dei piaceri materiali, that person can't approach Krishna with sincere feeling. Questa persona non può avvicinarsi a Krishna sinceramente. So we have to decide, what do I want? Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo. Do I want eternal spiritual happiness? Vogliamo cercare la felicità spirituale? Or do I want temporary material happiness for which I'll get beaten afterwards? O vogliamo cercare la felicità materiale che subito dopo ci batterà? Eternal spiritual happiness for which there's no kick afterwards. La cosa bella della felicità spirituale eterna è che non ci saranno calci alla fine. Quindi. Or temporary, very shallow material happiness. You know what shallow means? No. Shallow is the opposite of deep. Opposite of deep. Deep means like if you have a river, yeah. Deep, yeah. It's like this. Shallow is like this. Okay. The material happiness is, how do you say, very temporary and it's very shallow. Okay. La felicità materiale è temporanea e molto superficiale. And then after you get that enjoyment, you get kicked. E appena hai ottenuto quel tipo di felicità, sarete calciati via. So it's a tough decision to make, huh? È una decisione dura, no? Whether I want
eternal spiritual happiness without any kick, or I want temporary material happiness with a kick? Quindi vogliamo una felicità eterna spirituale senza calci, oppure vogliamo una felicità temporanea materiale che però appunto ci colpirà? But if we want to experience that eternal spiritual happiness, we have to be willing to give up something. Ma se vogliamo sperimentare quella eterna felicità spirituale, dobbiamo essere pronti ad abbandonare qualcosa. Actually, there's only one thing you have to give up. E in realtà c'è solo una cosa che dobbiamo abbandonare. And that is your misery. E questa è la nostra sofferenza. Or the things which cause you misery. O le cose che causano questa sofferenza. But amazingly, that's what people are so attached to. Ma la cosa incredibile è che le persone sono proprio attaccate a queste cose. But without being willing to give up the sources of misery, then we can never experience that eternal spiritual happiness. Ma finché non abbiamo il proponimento, il desiderio di abbandonare le cause della sofferenza, non potremo mai sperimentare la felicità spirituale. That's what the word sincerity means. Questo è quello che significa sincerità. For the sake of getting reconnected with the Supreme Personality of Godhead, I'll do whatever is necessary. Per il desiderio di essere ricongiunti con la Suprema Personalità di Dio, noi dobbiamo essere pronti ad abbandonare ciò che non è necessario. The person thinks, I have no other motive. Non ho altro motivo. Le persone motive. Pensano. I have no other motive. I have no motive. Yeah, okay. I have no other motive. I only want to get out of this miserable situation. I have no other motive, I only want to get out of this miserable situation. Okay. Non ho altro motivo, non ho altra ragione che abbandonare questa condizione materiale, questa condizione miserevole. And reestablish my eternal loving relationship with the Supreme Personality. E ristabilire questa relazione eterna di amore con la Suprema Personalità di Dio. And the devotee thinks I'm willing to pay the price. E il devoto pensa sono disposto a pagare il prezzo. Whatever that price may be. E qualsiasi sia questo prezzo. Any questions? Domanda? From internet? Already. Okay, go ahead. Wait. Da Giovanni. From John? Giovanni. Nella vita spirituale non esistono le montagne russe? In the spiritual life, it doesn't exist the roller, right? Huh? In the spiritual roller coaster, the Russian roller coasters. What's that? In the spiritual life. Yeah. There are or there aren't the roller coasters. It depends on the degree to which one is taking shelter of Krishna. E dipende dal grado in cui noi prendiamo rifugio in Krishna. Not everyone is on the same level of surrender. Non tutti sono allo stesso livello di abbandono. It depends o di arresa. It depends on your level of surrender. Dipende dal tuo livello di arresa. If you're completely surrendered, then there won't be any Russian mountains at all. E se sei completamente arreso, non ci saranno affatto montagne russe. Just be level. Già tutto livellato. But if you're not completely surrendered, ma se non sei completamente arreso, then you may have some Russian mountains, but they'll be smaller than they were before. Ma ci possono essere appunto delle piccole montagne russe e poi andiamo avanti. Okay. Yeah. La seconda domanda è: come si diverte Krishna? The second question is how he's enjoying? He enjoys in his loving relationships with his devotees. E si diverte con la sua relazione d'amore con i suoi devoti. Enjoyment is always in relationships. Ovviamente il divertimento è sempre nelle relazioni.
No one can enjoy, even Krishna cannot enjoy without relationships. Neanche Krishna non può divertirsi senza le relazioni. So he creates so many living entities with whom to enjoy it. E quindi lui ha creato così tante entità viventi, così si può avere divertimento, può divertirsi. That's how he enjoys. Questo è il modo in cui si diverte. Srila Prabhupada said that Krishna's main purpose for everything he does is to please his devotees. Srila Prabhupada dice che lo scopo di Shri Krishna, l'unico scopo di Shri Krishna è quello di compiacere i propri devoti. Because enjoyment means that, yeah, there has to be a relationship, there's a relationship of love. Perché divertirsi vuol dire avere una relazione d'amore. So Krishna is the most capable, the person most capable of giving love unlimitedly and receiving our love unlimitedly. Perché Shri Krishna è la persona più l'unica persona che può dare eternamente e può ricevere eternamente. Shri Chaitanya sta accennando una chi jai. Okay, what's your question? You had a question? Sì. Mi trovo molto d'accordo sul fatto che l'uomo deve raggiungere il fondo, nel senso che di capire che questo mondo è assurdo. Se non arriva fino in fondo, non può entrare nel mondo. È una legge matematica, immagino. I didn't say that. Intendo come fatto di coscienza. What's going on? Cioè, I don't understand. Allora, il fatto del fondo è come una presa di coscienza che dalle esperienze che tu fai capisci molto bene che questo mondo è assurdo. It's going to say that from experiencing the problems, troubles, the deep troubles in this life, you understand that this world is miserable or not real, I mean. Yeah, but he... taking consciousness of that. What's that? Having consciousness of that. Being conscious of that. I'm sorry, I don't understand the point. Se l'uomo ha capito questo come... è una legge matematica che va verso lo spirituale. Allora, la domanda è, se l'uomo non ha raggiunto questo stato di coscienza molto profondamente dell'illusione, potrebbe lo stesso raggiungere la via spirituale? Experience the real comprehension that life is miserable. Sorry. Yeah, I'm not sure I know what you mean. Sort of, so I can say that with the trouble,
Yeah. Not experiencing. You don't experience all the troubles. Yeah. So the real conscious that life is in an illusion. Uh-huh. Can he understanding reach the spiritual life, the spiritual world? Anyone can come to the spiritual platform. Chiunque può venire sulla piattaforma spirituale. But generally, people don't learn unless they suffer. Ma in genere le persone non imparano se non attraverso la sofferenza. But there are many people who suffer a lot and they still don't learn. Molte persone, pur soffrendo, in realtà non hanno ancora imparato. So just suffering doesn't mean that he's going to learn. E quindi solo la sofferenza non vuol dire che hanno imparato, hanno appreso. But you see, to experience the suffering, this is how do you say? This is not necessarily the best way to learn. Ma sperimentare la sofferenza, come dire, non è proprio il modo migliore per apprendere. This is for people who are really, really stupid. Questo è per le persone che sono molto, molto stupide. Which is most of us. Che sono la maggior parte di noi. But a better way to learn is by hearing. Il modo migliore per apprendere è con l'ascolto. By hearing from authority. Ascoltare da un'autorità. And then we don't have to go through, we can come to the same or higher level of understanding without going to experiencing the suffering. Okay. Quindi possiamo raggiungere in qualche modo il suo livello di comprensione senza sofferenza. Just like, let's say, a child. Diciamo, facciamo un esempio come un bambino. The mother tells the child, don't touch the fire, it'll burn you and okay. It'll hurt. E quindi è come il bambino e la mamma dice al bambino non toccare il fuoco che ti scotti, può farti male. Now, a stupid child doesn't accept her authority. E un bambino sciocco non accetta l'autorità. He thinks she's just trying to ruin his enjoyment. E pensa che la madre lo stia semplicemente gli stia impedendo di divertirsi. So he touches the fire anyway. Quindi toccherà il fuoco. Then he gets realization that she does know what she's talking about. E a quel punto realizza che quello che lei voleva dirgli. But an intelligent child, he's already convinced that his mother knows what she's talking about. Ma un bambino intelligente è già convinto che la madre sa di che cosa sta parlando. He's humble. È umile. And he knows that she's just trying to protect him from being hurt. E sa che la mamma sta semplicemente cercando di proteggerlo dal dolore. So he doesn't touch the fire. E quindi non tocca il fuoco. So both children learned. Entrambi i bambini hanno imparato. But the first child learned by getting burnt by the fire. Ma il primo si è bruciato appunto con il fuoco. And the second child learned by hearing. E il secondo ha appreso con l'ascolto. Learning by hearing is always a superior process. E imparare con l'ascolto è sempre un processo superiore. Therefore, it's very important that we study a lot Srila Prabhupada's books. E quindi è molto importante che noi studiamo i libri di Srila Prabhupada. Because that will free us from so much suffering. Perché ci libererà da tante sofferenze. Ok. Bene. Okay, it's a little late now. Oh, okay, one more. Da Pietra. Krishna ha relazioni con le anime. Krishna has relations with souls. Ma il tipo di relazione può cambiare o è sempre dello stesso tipo? There's so many different kinds of relationships. Molti diversi tipi di relazioni. Krishna relates with each living entity according to the way that living entity wants to relate to him.
Quindi Krishna relaziona con le entità viventi nel modo in cui le entità viventi vogliono relazionare con lui. Okay, thank you very much. Grazie tanto. Srila Prabhupada ki jai. Majudi Prabhu ki jai. Gaur Bhaktavinda ki jai.